Lapo Ceccherelli e Marika Akison, benvenuti. Benvenuti. Parliamo di Design for Parents. Filo, che è una startup che sviluppa prodotti IoT, e da 2 anni a questa parte abbiamo creato un nuovo brand che si chiama Tata, che sviluppa proprio prodotti e servizi innovativi per neogenitori. ADE è l'Associazione per il Design Industriale in Italia e promuoviamo il design in tutti i suoi ambiti. E questa è già la terza volta che siamo qui alla Maker Fair, la prima volta con una mostra sul design per lo sport, l'anno scorso design per food, e quest'anno abbiamo fatto la collaborazione con Filo e quindi design per la famiglia. Questo è stato il primo anno che abbiamo deciso proprio di, come dire, investire anche nei giovani designer e maker innovatori italiani. Abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo, in realtà un anno difficile per tutti, quindi era un'idea sia per stimolare, diciamo, giovani creativi a mettersi in gioco e a proporre soluzioni innovative, e ovviamente con un premio in denaro anche per, come dire, stimolare. The winner is... Smemory. Quindi brave Benedetta Marotti, Giulia Tognoni e Maria Beatrice Starace.